la registrazione. Entriamo subito. Scusate, avevo una telefonata. Sì, per il live di oggi pomeriggio non voglio deludere nessuno, ma probabilmente non so se riesco a farlo. Normalmente dovrei riuscire a farlo. Adesso vediamo, casomai, se non arriva una mail o non vedete che alle 3 che non ci sono, non sono riuscito a farlo. Ho un piccolo contrattempo, ma penso di riuscire anche a integrare e a fare anche il live. Allora, però, tanto concentriamoci su questa mattina qui. Allora, io qui ho l'euro dollaro in vendita, cioè vorrei vendere l'euro dollaro, lo stavo guardando sul minuto, si sta rendendo una cosa, no, intanto questo qui è un Fibonacci. Cominciamo a usare gli stessi strumenti, non abbandonatevi al trading mio, lo dico come esperienza, cioè mi sembra un po' brutto se dire che, ma forse anche arroganza, dire che non sarei a questo punto se non avessi seguito il mio istinto. Se voi invece seguite il mio istinto, cioè non volete fare del trading vostro, o meglio, fate del trading vostro soltanto seguendo me, non è giusto. Chiaro, io sono per tanti un'ispirazione, una riflessione per fare trading, però dovete cercare di trovare quello che c'è dentro di voi, che deve fare click. Chiaro che non vi dovete abbandonare vado long, vado short, uguale, tanto è una casualità che abbia ragione o non abbia ragione. No, non è una casualità. Le strategie, le statistiche sono dei componenti che si devono seguire. Cioè, non è che io posso fare del trading, mi sveglio la mattina, lancio la monatina, faccio long o short. Ok? No, assolutamente no. Anche se in tanti casi sembrerebbe che abbandonare al mercato del forex exchange, quindi del cambio delle valute, è una casistica. Invece no. Oltre alla casistica, dobbiamo incorporare che ci sono tanti altri sistemi, magari anche ciclici in questo caso, dove si possono fare i trade. Allora, siccome io voglio entrare short sull'euro-dollaro, sto guardando la possibilità di entrare il meglio possibile. Questo è un ciclo 1 che già diventare ribassista, abbandonato i massimi. Io intanto non entriamo adesso perché la candela è troppo bassa, quindi dobbiamo aspettare. O si entra su questo minimo qui. Purtroppo anticipare non è la cosa bella, però andiamo avanti. Siccome dobbiamo fare del live trading, o meglio, mi piacerebbe fare del live trading e mi piacerebbe anche incorporare al live trading anche il webinar, le analisi, tutto il resto. Abbiamo visto che per esempio sul DAX abbiamo analizzato il weekly, ancora neutro rialzista, cioè devo andare praticamente alla banda di Bollinger Centrale, però abbiamo sul day, siamo sotto questa zona di forca di pitch, vedete che c'è una forca di pitch, il bastone centrale, per chi è nuovo, questo è il bastone centrale e questa è la forca, ok? Il metodo della forca di pitch lo trovate sotto inserisci, andate su... Lo faccio anche vedere, però è molto. Allora, inserisci Andrew Pitchfork, ok? Però questo indicatore qui che ha 3 punti, vedete che è molto rigido, non lo potrei spostare come voglio io, non lo posso spostare, vedete che rimane sempre parallelo, è molto rigido, potrei spostarlo così, per esempio, però è rigido, quindi preferisco usare le trend line e lo stesso metodo. Quindi diciamo che è un po' personalizzata la forca di pitch. Comunque siamo qui, quindi short, dal punto di vista della forca di pitch saremo short, per il momento però è uno short del 50%, comunque analisi tecnica qui sopra long, qui sotto short. L'unica cosa che magari vedrei è che sopra ci sono più resistenze che sotto di supporti, quindi sotto avrei solitamente da questa zona qui fino a questa zona qui un bel short da fare. Sui 4 ore avevamo la zona di resistenza questa, è più un canale ribassista che è stato rotto qui. Qui abbiamo la zona di supporto. Non voglio inserire altro anche perché non c'è tanto altro da inserire. Questa è l'analisi. E poi sull'H1 abbiamo la nostra analisi praticamente da sortare. Sarebbe da sortare, in questo caso da sortare il metodo punto zero. In questa zona qui io avrei già il mio segnale short sia dalla William a 7 periodi che William a 14 periodi. Quindi questi due indicatori. Spero che un piccolo consiglio, che non abbandonate tutto tanto ce li ha Paolo sul monitor, gli indicatori non quello che li metto io. No, mettetevi gli indicatori sul monitor, che intanto non costa niente, questi sono tutti gratuiti, questo se volete ve lo passo io, ok?
Ma questi sono gratuiti, sono dentro su inserisci oscillatori, indicatori, oscillatori, l'ultimo, il penultimo, questo qua dov'è? Eccolo qui, l'hanno messo qui in alto. William, le range di percentuale di William. Ok, è sotto oscillatori, secondo me non è un oscillatore, però è sotto oscillatori. Ok, inserite quegli indicatori, se non sapete inserirli, basta che ne inserite uno solo, andate su navigazione, qui trovate l'indicatore, questo qui per esempio, adesso possiamo anche allargare questo, vedete sotto oscillatori, indicatori, oscillatori, e qui trovate l'indicatore, basta tracciarlo fino a qui e te ne si inserisce un altro, adesso non lo faccio, ok? Quindi anche per chi mi ha chiesto questo via Skype, adesso avete la spiegazione. Andiamo avanti perché vorrei anche tradare il DAX, abbiamo il segnale short praticamente, quindi io direi di fare uno short sul DAX da metodo punto zero. Allora, prima cosa, anche l'euro-dollaro continua la sua discesa. Adesso aspettiamo in questa zona qui. Ormai è inutile tradarlo adesso. Siamo nei minimi, interessanti i minimi perché praticamente questo è l'open price. Ha fatto questa salita. Ritornando nell'open price, avrei anche un segnale da dinamico short. Ok, un attimino perché la correlazione positiva con la stellina dollaro che si trova adesso sul pivot, vedete che io passo da grafico a grafico per farmi una panoramica generale. Ciclo 1, partito anche il ciclo 2, quindi comincia a diventare interessante la stellina dollaro. Allora, questo sicuramente è il ciclo 2. E quindi siamo anche già ciclicamente posizionati così, 2. Dinamico anche sta dando un segnale short a dinamico. Devo aspettare che la linea rossa esca sotto il pivot o sotto la linea gialla in questo caso. Ciclicamente siamo sul ciclo H1 nel ciclo 2 ed è diventato un ciclo 2 che non riesce ad andare molto oltre a questo massimo. Quindi questo lo segno così. Massimi, minimi e open price hanno il colore giallo. Quindi anche questo vi consiglio, se dovete poi mandarmi un'analisi o qualcosa, se non usate i miei stessi colori, è un po', se non è che vi voglio costringere a usare la mia impostazione, però è più semplice se mi passate l'immagine con le stesse cose, quindi parliamo lo stesso linguaggio. Poi magari col tempo, quando non avete più bisogno di me, quello che spero, mettete il colore che volete. Allora, attenzione che qui l'euro-dollaro incomincia ad entrare sul ciclo. Sul minuto è diventato, ha rotto il minimo praticamente. Su 5 minuti siamo in questa zona qui. Io adesso sto guardando, ecco qui, zona di pullback. Vorrei comprare, venderlo da più in alto perché questa è una zona del, se non rompe e accelera. Allora, un attimo perché anche la stellina sta ripiegando. Allora, attenzione che dobbiamo vedere di venderlo o di vendere anche il DAX. Quindi sono due le cose. Allora, lasciamo stare il DAX e cerchiamo l'euro-dollaro. Euro-dollaro, aspettiamo un attimino di venderlo un po' più alto. È tornato sotto la zona che io ho marcato come zona a livello chiave. Ore, siamo nel ciclo 1, quindi. Allora, peccato che non l'abbiamo venduto prima, lo so, però è inutile, non si ferma. Allora, pronti? Pronti, pronti, pronti? Aspettiamo il ritracciamento, dai, non facciamo le cose azzardate. Aspettiamo un piccolo ritracciamento dell'euro-dollaro perché non ha senso venderlo così. Venderlo così che mi rompi i minimi mi sembra un po'. Vedi, qui c'è la zona di pullback, lasciamolo correre un attimino sui 15 minuti. Abbiamo anche la zona del pivot, interessante anche i 15 minuti, è molto interessante perché abbiamo qui la partenza ciclica. Vedete la campana gaussiana, la linea tratteggiata come si propone a lettura ciclica. Adesso incominciamo a leggere i cicli come si deve. Allora, olio bianco. Sì, ho visto, ho visto.
Allora, 1, 2, 3. Controlliamoci che distribuzione interna doppia. Allora, qui abbiamo il 4S, ripartenza ciclo 1 e ciclo 2. Quindi abbiamo tutta questa analisi qui, interessantissima. Questo è l'1, il 2 che sta diventando rivassista, attenzione, allora 2, ed è una distribuzione all'interno di un'altra distribuzione, anche se questo potrebbe essere un ciclo, questo è un altro ciclo, questo è il ciclo 3, ma poi diventa un ciclo 4 rivassista, non ci sta, ciclo 4 che mi fa un nuovo massimo rispetto al ciclo 3, non c'è, quindi 1, 2, 3, 4, per, ecco, adesso possiamo anche cominciare a guardare l'euro dollaro e sortarlo da più in alto, un attimino solo perché si sta prendendo, allora adesso vi do un attimino un'illuminazione di magari una cosa semplice, però non salta al balzo. Allora, il trend qual è? Il trend è short, giusto? Il trend da qui è short, giusto? Quindi io non lo sorto mai sul minimo, non lo posso sortare sul minimo, però lo posso sortare quando c'è un ritracciamento, perché il trend è composto da un trend primario. Allora, una penna. Andiamo calmi, che sono entrato prima. Ciao, ben arrivato. Allora, io ho qui il trend, giusto? Poi ho i ritracciamenti. Anzi, lo devo disegnare diversamente perché sennò non ci stiamo. Io ho il trend. Poi ho i ritracciamenti. Ok? Quindi ho la zona del trend che è questa, ritracciamento, trend, continuo, ritracciamento, trend, continuo, ritracciamento, trend, continuo. Quindi praticamente io adesso sono in questa zona qui. Devo aspettare questo ritracciamento per poi shortarlo. Ok? Quindi il trend è composto sempre da dei massimi decrescenti, nel caso del trend ribassista, e minimi decrescenti, quindi automaticamente anche un canale ribassista. Okay? Soltanto con questa schermata qui, io spero di avervi illuminato che è inutile venderlo sui minimi, perché intanto il ritracciamento c'è sempre e dobbiamo avere la pazienza, che è il componente a cui dico sempre, bisogna avere il componente pazienza e il componente praticamente che tanti si dimenticano che il trading è fatto così. Ok? Quindi a questo punto io nel ciclo, un minuto sarei nel ciclo 1. Adesso col senno di poi, se chi ha venduto qui o ha venduto qui sta dicendo sì, era meglio aspettare. Certo, sul minuto dobbiamo anche aspettare questa evoluzione qui. Poi sui 15 minuti siamo nel ciclo 2, mi manca il ciclo 3, fatalità, abbiamo qui 26 candele, qui abbiamo 25-26 candele, guardate il caso. Sta per partire qui un ciclo 3. Vedete che c'è anche un segnale debole, io lo chiamo il segnale alla Marlon, non sta partendo. Okay, andiamo avanti. Adesso incominciamo a capire che si potrebbe anche sortare. È un ritracciamento un po' non tanto accentuato, quindi tanto aggiorniamo il FIBO, che lo dobbiamo mettere sul minimo dell'espansione. Aspettiamo un attimino, riduco un po' il FIBO che così non disturba. Ok? E abbiamo questa zona qui. Allora, cominciamo ad avere un piccolo ritracciamento, che non è abbastanza. Allora, aspettiamo un attimino, questo qui diventa il livello importante per fare trading. Sì, allora, pronti perché sennò ci scappa di nuovo. Allora, pronti per fare lo short sull'euro dollaro? Chi lo vuole fare, eh? Pronti? 1, 2, cambio della candela, aspettiamo. Short per me adesso. Short perché sennò se aspettiamo ancora poi ci scappa ancora. Dobbiamo purtroppo usufruire di una statistica. Se io questo al minimo e ho un ritracciamento, però si avvicina di nuovo al minimo, quando si avvicina al minimo è quasi, quasi certo che mi chiama un nuovo minimo, quindi verrà rotta questa zona qui. Ok? Poi qui abbiamo una zona di pullback.
la prima zona di pullback, stiamo parlando di time frame a un minuto, eh? Quindi vado a puntare adesso sulla rottura del minimo assoluto. Quindi short per me, vedo che ci sono anche tanti nuovi. Chi l'ha fatto lo short? Ricordatevi che anch'io sono una persona umana, quindi quando faccio del live o faccio del trading, non le azzecco tutte, ne azzecco tante. Ne azzecco magari anche il 100% a volte, ma non sempre, non tutte, non in tutti i webinar, magari c'è qualche posizione che questa posizione potrebbe andare a target domani, oppure anche oggi pomeriggio, oppure anche tra una settimana, cioè dipende da che trading fate, con che posizione, con che size di posizione fate. Quindi se lo fate adesso, questo short qui, quando lo avete fatto con tanta, con peso di diversi lotti che magari non sono in proporzione al vostro conto, dovete mettervi uno stop loss corto di 5, 6, 10 pips. Perché se no io consiglio lo stop loss è questo massimo qui, perché qui sopra non ci deve tornare. Ok? Qui sopra non ci deve tornare, ma ogni volta che si avvicina al minimo, normalmente mi chiama un nuovo minimo. Oltre a questo, sul 5 minuti magari non lo vediamo, però sul 15 minuti abbiamo qui il pivot, potrebbe andare a prendere questo pivot. Un altro segnale ciclico è questo. Lo mettiamo qui sul minimo. La mettiamo color gialla. La mettiamo color gialla. Per i profit lo sto adesso. Adesso ci arrivo, Paolo. Ah, sì, Mauro, assolutamente. Però in questi casi qui io lo sorto, diciamo, an non anticipo lo sorto sull'evoluzione del prezzo, perché il prezzo mi chiama veramente vicino al minimo, lo vediamo sul minuto, mi chiama un nuovo minimo, ok? È come se tu vai a vedere. Che non so, mi parte un ciclo così, è difficile che poi mi faccia così. Ok? Questa è una Y, però siccome siamo già nel ciclo 1, non mi può fare una Y all'interno del ciclo. Ah, ok, il colpo in canna è un'altra cosa. Un attimo, mi devo mettere un po' dritto. Bene, allora via. Allora, abbiamo fatto questo short. Sterlina dollaro ancora no. Euro yen sta scendendo. Ok, io intanto che abbiamo fatto lo short, lo lasciamo correre e lo guardo nell'altro monitor. Lo short, take profit per lo short. Il pivot sarebbe la zona perfetta per prendere profitto, perché se mi rompe anche questo minimo qui di partenza del ciclo 2, mi troverei praticamente in questa zona. Quindi avrei da questa zona che ho aperto 26 pips, ok? Quindi un 25 pips di take profit. Bene, sta salendo un attimino, vediamo come si comporta. La prima zona di pullback è questa, la seconda zona di pullback è questa, la possiamo anche segnare. Allora, la segno così. Una trend line. Niente a che vedere con l'analisi tecnica, però sono trend line che mi servono e poi ho la zona di pullback. Vedete perché è importante anche mettere lo stop loss un po' più lontano. Zona di pullback. Niente, il DAX non l'ho sortato il DAX. Non l'ho sortato, eravamo a sortare qui, eravamo vicepresidente, siamo allora, così vado un attimino per i grafici, voglio passare un attimino così per i grafici senza avere come conoscete dai miei webinar, non sono uno che ha una logica non segue una logica ne so, 10 webinar in fila 1, 2, 3, 4, 10, 5, 6, 7, 8, 10, cioè non c'è una sequenza nei miei webinar. Io parto così a ruota libera perché tanto è quello che per
penso venga apprezzato più di tanto. È che vi faccio vedere una trend line che è successa la settimana scorsa. Mi interessa quello che sta succedendo qui. Ok, quello che sta succedendo qui è che qui c'è il punto zero. Quindi vorrei chiedere a qualcuno ancora, prima di fare l'analisi, se mi potete dire che punto è questo. E che punto è questo. E che punto è questo. Ok? Me lo dite? Così vediamo se qualcuno ha già capito o avete visto i video sul blog dove c'è la strategia 1.0. Una strategia che ormai risale a diversi anni fa, però io la uso sempre, non ho tradato gli indici per un po', quindi vabbè, Mauro, tu ormai non hai più bisogno di me, non hai più bisogno di me. Sì, ok, va bene. Allora, ci sono diverse cose all'interno. Allora, andiamo a vedere. Intanto abbiamo Mauro che si è esposto prima di tutti, e poi anche altri che mi state scrivendo adesso. Questo qui è il punto zero. Allora, questo è un punto zero. Notate qualcosa nel grafico? Se questo è il punto zero, poi non vado a spiegare sulla strategia perché c'è sul blog e in più l'ho spiegata l'altra volta. Quindi qui in questa zona qui avrei dovuto aspettare una rottura della linea blu, ok? Che sarebbe stata questa. Poi lo short ieri l'ho fatto io, ho fatto un piccolo short, l'ho chiusa subito, ho fatto addirittura un piccolo long ieri sera. Comunque in questa zona qui non c'era il segnale short, perché devo anche aspettare un po' il breakout di qualche candela precedente per avere la sicurezza. Si riporta però da questa zona a questa zona, potrei dire che questo è sempre lo stesso punto zero, quindi qui. Da questo punto zero rimane il punto zero. Che il punto zero è la chiusura di una si va ad azzerare il contatore dello 0, meno 1, meno 2, meno 3. Ok? Poi adesso magari chi è nuovo dice: ma che cosa sta dicendo questo meno 1, meno 2, meno 3? Andate con calma perché abbiamo ricominciato a tradare il DAX da qui. Da dicembre non l'ho più tradato, anzi da novembre non l'ho più tradato, quindi ho ricominciato, cioè piano piano ricominciamo anche a ricostruire tutta l'analisi, che è importante avere dello storico con delle analisi che mi va a far vedere quanti punti meno 1, meno 2, meno 3 e così via. Quindi in questo caso io avrei avuto un punto meno 1 se la linea blu, 14 periodi di William, fosse rimasta qui e tornata sopra, avrei avuto qui meno 1. Però, visto che rimane qui, non ritorna sopra il 50%, quindi mi fa così e mi ritorna giù, questo qui è di nuovo un punto zero, quindi un altro punto zero. Mettiamo il numerino qui, poi cancelliamo, punto zero. E allora siamo di nuovo a punto zero. Allora, zero. Adesso, che punto sono io qui in alto? Nuovamente un punto zero, perché il prezzo ha fatto praticamente da una sponda all'altra, dalla parte bassa si è riportato alla parte alta senza fermarsi nella zona centrale e tornare giù e farmi un meno 1. Quindi siamo di nuovo sul punto zero. Ok? Punto zero che mi dà anche un segnale, la linea blu e anche la linea rossa che rompono il meno 20 il livello dell'indicatore. Quindi short con stop loss su questo massimo qui. Adesso questo qui non lo faccio ancora. Lo short. Aspetto un attimino di vedere come si comporta, perché c'è anche il pivot di mezzo, e anche perché abbiamo già messo uno short sull'euro-dollaro, che siamo lì fermi. Se questo qui è un ciclo 1 ribassista, il ciclo 2 deve diventare ribassista. Ok? Quindi aspettiamo un attimino, questa è la zona di pullback, questa è una trend line che magari mi può servire. Altre zone. Ma questa qui è nata dopo, quindi non la inserisco nemmeno. Nel frattempo, però, andiamo a vedere un po' i cicli. 5 minuti no, però andiamo a vedere i cicli sui time frame un po' più ampi. Sul 15 minuti siamo nel ciclo 2. La frattalità mi dice che il ciclo 1 è durato fino a questa zona dell'indicatore, quindi avrei anche il pattern 4S, ed è durato pochissimo, è durato 26, non poco, ma va bene, non è durato tantissimo. Si stanno restringendo i cicli. Ricordiamoci che comunque abbiamo già una distribuzione. Quindi abbiamo una doppia distribuzione all'interno di una distribuzione. Qui abbiamo la campana gaussiana. Quindi all'interno della campana gaussiana normalmente ho la prima parte rialzista e la seconda parte ribassista, giusto? Però abbiamo i cicli, devo contare con il metodo dell'indicatore. Abbiamo qui il 4S,
4S, ciclo 3, perché qui dentro ho il 4S, qui dentro ho il 4S, che sarebbero da questo 1, 2, 3 e 4, quindi ho 4 segnali, il 4S, da cui mi chiama poi un segnale rialzista, il quinto, che non c'è, 1, 2, 3, 4, e anche qui all'interno ho il 4S, ciclo 3, che non contiene il 4S, ma contiene da qui a qui la frattalità. Frattalità. Ok, si capisce, uguale, chi c'è, l'ho sentito. Difficile disegnare col mouse, eh? Frattalità, una T sola, frattalità. Ok, poi continuiamo, il 3 alla frattalità, e il ciclo 4 che si allunga un attimino, cos'ha all'interno? 1, 2, 3, 4, anche qui 1, 2, 3 e 4. Abbiamo il 4S, quindi abbiamo la distribuzione composta sempre da 4 cicli, 4 quarti. Quindi questa è la prima distribuzione all'interno della distribuzione. Quindi la seconda distribuzione che mi parte qui con la compressione del ciclo 1, frattalità. Quindi abbiamo questa distanza e questa distanza, qui mi deve partire il ciclo 3. Ok? Siamo in una distribuzione però che non mi posso aspettare un ciclo 3 così forte, almeno non me l'aspetto. Chiaro che può fare tutto perché io non lo so, sono il primo che dice che non sa dove va a finire l'euro-dollaro, quindi non lo so dove va a finire l'euro-dollaro, lo devo tradare a vista. Ma siccome siamo in una distribuzione in chiusura, dopo aver avuto la prima parte rialzista, anche se contiene i quattro cicli, quindi la devo contare, ho la seconda parte, un ciclo 1 laterale rialzista, un ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo e si porta in questa zona di pullback. Quindi in questa zona di pullback mi può partire il ciclo 3. Me lo immagino così. E allora avrei tutta questa distribuzione in chiusura. Quindi ve la disegno nuovamente con altri colori. Avrei i cicli rialzisti. Poi avrei la seconda parte, la devo disegnare con un altro colore. La disegno così. Zac, zac, zac e zac. Quindi avrei l'indicatore che mi si porta in chiusura. Questo è quello che mi aspetto. Quindi mi aspetto un ciclo 3 e un ciclo 4. Ok, con questa qui è un'ipotesi, mi metto dritto, è un'ipotesi che mi serve, devo fare questa ipotesi per fare trading, no? Non è che posso, io posso fare lo short adesso come l'ho fatto e me l'aspetto magari in questa zona di pivot. Ok, quindi tutto questo movimento qui, sono candele a 15 minuti, magari un po' esagerato, però sono candele che la frattalità è importante, qui dentro ci sono 2, 3, 4, 5, 6 ore, che non so, 6 ore. 6 ore, 7 ore divise in 15 minuti e qui altre 6 ore, quindi c'è tutto ancora il tempo. Quindi magari non era giusto shortarlo sui minimi, però col senno di poi, se l'euro dollaro scattava a ribasso subito veloce, saremmo stati dalla parte giusta. Quindi, come Mauro, che io scherzosamente sempre indirettamente magari non è la presa in giro, ma quando dico non hai più bisogno di me, è proprio perché la teoria. Facciamo l'esempio della patente di guida, chissà chi riesce a passare la teoria, non è che detto che deve passare la pratica, giusto? Ok? La teoria è un componente che sicuramente ha bisogno di tanto studio, ma quando si riesce in teoria, a leggere tutti i cicli oppure a leggere la strategia 0.0, non è detto che si possa fare trading, metterlo in pratica. Ok? Ci vuole quel che io chiamo l'interruttore, deve fare click in testa, vi deve fare un click in testa. Prima cosa, non sono il re dei mercati, non sono il capo dei mercati, non sono quello che ha ragione, non sono il trader più bravo del mondo. Tutte queste cose qui devono prima o poi con l'interruttore in testa devono cambiare. Quando vi guardate allo specchio e dite non sono il trader più bravo del mondo, non posso usare le leve più grandi che esistono, questa cosa è una cosa che vi rimane in testa. Però prima o poi dovete capire che siete il trader più bravo del mondo, siete il trader più bravo perché riuscite a avere dei escamotage per andare contro a certe situazioni. Tipo quando, come prima parlava Mauro, diceva mi riferisco solo ai colpi in canna. Io faccio tante volte l'esempio del revolver, 5 colpi. Se avete già 4 colpi sparati, avete solo il quinto colpo, vuol dire che vi dovete arrestare, fermare. E dire ok, ho il quinto colpo, me lo gioco ancora
da una parte alta, ho usufruito di quattro colpi con delle size di posizioni adeguate al mio capitale, quindi posso fare ancora del trading anche con il quinto colpo. Chi magari invece ha soltanto un colpo da sparare, non è tanto bello, perché se tu spari un colpo troppo grande, spari una cannonata con tre lotti in un conto da 1000, con 50, 60, 70 pips ti bruci il conto. Ok? 7, 14, 21, anzi di più, di meno. Però vabbè, non c'entra. La questione è la proporzione delle posizioni è molto importante. Quello che continuo a dire sempre io, non cercate di diventare ricchi oggi, ma anzi puntate a diventare ricchi domani, perché alla fine girare, ligiare, ligiare sul discorso, siamo qui per fare trading, speculazione. La speculazione, chiaro, deve essere, non deve essere che io mi guadagno 10 euro al giorno, questo non ha senso. Però su un conto da 1000 guadagnarmi 50, 30, 60 al giorno è fattibile ed è una percentuale molto alta. Se magari riesco ad arrivare a fare il 10% al giorno su 1000 euro, 10 giorni l'ho raddoppiato. Questo è il trading, non è fare da 1000 euro oggi ne faccio 2000, però mi trovo il conto ancora con tante posizioni aperte, domani ne faccio altri 2000, ma se chiudo tutto non ho abbastanza capitale, devo aspettare praticamente che si riassorbono le posizioni in perdita, ma se non si riassorbono e continuano a salire o scendere, viceversa, come è impostato il vostro conto, vi bruciate il conto. Quindi non ha senso fare 2000 euro al giorno con un conto da 1000 che poi vi rimane posizioni aperte e vi si brucia il conto. Okay? Quindi la perdita è relativa e il guadagno è anche relativo. Fino a quando non avete il conto flat e avete sulla zona del controvalore tutto quanto positivo per farvi il ritiro, rimane comunque tutto virtuale nel vostro conto e vi si va a bruciare il conto. Quindi attenzione a queste cose. Andiamo avanti, perché adesso c'è la possibilità anche di shortare il DAX, se andiamo a vederlo. Non l'ho sorto per un motivo. Non l'ho sorto il DAX per un motivo perché, a parte che devo prendere di nuovo un po' la mano, la confidenza con il mio amico euro-dollaro, è la controparte che è un amico nemico suo, il DAX. Quindi la correlazione, se l'euro-dollaro scende, normalmente il DAX si porta a rialzo. Non è detto che lo faccia. Però onde evitare, visto che il DAX è un indice e consumerebbe ancora molto margine sul conto, non lo trado e mi tengo soltanto l'euro-dollaro con il mio short che ho fatto prima. Lo short che magari col senno di poi potrebbe essere un short un po' anticipato. Infatti adesso col senno di poi, se guardo qui la fratellità di 45 candele, io qui sono già a 22, sarei già arrivato nella parte centrale del ciclo 2, incomincerei a shortarlo da adesso. Io adesso non lo short, adesso vediamo un attimino di controllare gli andamenti. C'è il prezzo a 12, qui c'è la zona di pullback. Sotto la zona di pullback si potrebbe addirittura fare un altro short. Andiamo a vedere. Lo lasciamo correre un attimino e vediamo se si dà ragione. Io non lo faccio lo short, però conto, diciamo, i colpi in canna da fare. Vorrei alzarmi e chiudere la finestra, aprire la finestra. Un attimo, lo so. Mi sono svegliato con dei dolori di schiena stamattina che sono terribili. Perfetto. Allora, vedo anche che ci sono tanti nuovi e magari dicono: ma chi è questo qui? Cosa racconta questo? Tutto lui è. Forse il modo di fare che ho non è per tutti quanti, perché è diverso. Un webinar che faccio io, se tanti mi seguono anche da YouTube, poi arrivano a un certo punto anche a vedere i webinar e sono già un po' allineati con il mio metodo. Il metodo è: io sparo a vista, cioè faccio trading live. Cerco di soddisfare tutti anche con delle analisi. Le analisi sono continue, cioè non è che io trado un'analisi adesso e domani non la seguo più, è una continuazione ciclica. Quindi adesso sul minuto magari stiamo facendo soltanto uno short, però sui 15 minuti, diciamo nel ciclo 2, sta per partire il ciclo 3, quindi anche qui lo segno, anticipo magari questo, però lo anticipo. Perché la fratalità degli andamenti ciclici, vediamo qui abbiamo 26 candele e quindi abbiamo esattamente 26. È un caso, però di solito si avvicinano sempre alla fratalità. Sposto sul minimo del ciclo precedente qui e questo qui è il segnale short che mi dichiara che il ciclo 3 diventa ribassista. Ok? Quindi questo è quello che mi aspetto. Sta partendo il ciclo 3, dopo un ciclo 2. Prendiamo queste cose qui. Dopo un ciclo 2 laterale rialzista sta partendo un ciclo 3.
Bene, lo continuo a guardare, sì, però non lo trado. Andiamo avanti, andiamo a vedere anche la sterlina dollaro. Anzi, prima dell'euro e della sterlina dollaro vorrei passare sull'euro yen, perché l'euro yen continua. Adesso io non so niente sull'euro yen, vi dico la verità, mi sono un attimino un po' preso di short sull'euro dollaro e anche sulla sterlina, quindi cerco un attimino di portare a termine quelli. Mi dispiace perché sarebbe stato interessante tenerle, ma ho chiuso ieri un altro short, bello pesante. Che ce l'avevo praticamente. Questa è la zona degli short, questa è la zona degli short, questa è la zona degli short, e il trend è questo, fino a questa zona qui. Quindi siamo nel box blu. Per chi vuole vedere questa strategia qui, va sul blog e scrive il box di Denver, oppure si cerca nella lista dei webinar vecchi che c'è la spiegazione dei box. Questo siamo nel box blu, quindi in questa zona qui io lo devo portare in questa zona bassa. Non è detto che ci arriva. Non abbiamo zone importanti che arrestano il mercato, a parte questa, dove sta giocando adesso, però è tutto segnalato qui. L'unica cosa che magari potrebbe essere interessante da guardare in queste candele daily, strategia daily, abbiamo questo minimo qui, poi abbiamo un minimo crescente, ma un minimo decrescente, quindi è incerta. Qui abbiamo soltanto minimi decrescenti, quindi io direi che il target rimane questo. Se riesco a liberarmi di una o due operazioni dell'euro-dollaro, me le vado a giocare anch'io in short, però piano piano andiamo a vedere l'euro-dollaro. Siamo con questa candela qui. Sul minuto siamo nella zona di chiusura del ciclo 2. L'importante è perché abbiamo un ciclo 1 ribassista e quindi nuovamente il ciclo 2 dovrebbe essere ribassista. Quindi anche questa qui è una cosa che chi se mi segue da tanto tempo sa che il ciclo 1 è ribassista, deve trovarmi un ciclo 2 ribassista perché c'è una formazione grafica a cui cedo la parola a voi, se mi per favore mi illuminate e mi dite che formazione grafica sto andando a cercare. Che formazione grafica devo evitare di vedere? Qual è la formazione grafica che mi fa rileggere la situazione ciclica abbandonando il ciclo 1 e diventare un ciclo 1 al posto del ciclo 2? Benissimo, perfetto. Ah, vedo che addirittura anche chi non ha ancora sentito voce, chi è nuovo, nuovo, alla fine vi rimangono in testa queste cose perché è un po' un attimino, forse anche dialogo, il gergo con cui uso chiamare i cosiddetti pattern di, non di mercato, ma i pattern di vincolo di lettura ciclica, c'è una formazione che, se vi ricordate, quando si disegna un se disegna una cosa del genere, sembra come un no, questo no, ho sbagliato. Come si disegnavano una volta a scuola i gabbiani, oppure io lo chiamo condor perché mi piace di più. Questa qui è la formazione condor, quindi la parte centrale di un ciclo non è un ciclo. Questo non può essere un ciclo questo, ok? Perché la parte centrale è più bassa, quindi da qui mi parte il ciclo. Qui è finito qualcosa. Quindi se questa qui è la parte centrale più bassa, non mi può finire. Oggi il mouse va da solo, devo cambiare questo mouse. Ho già preso uno nuovo, questo lo uso nell'altro computer, quindi non deve farmi una cosa del genere, perché se mi fa una cosa del genere vuol dire che qui è finito un ciclo e qui mi parte il ciclo 1, perché questa formazione qui si chiama Condor. Ok, quindi aspettiamo ancora un attimino di vedere come si comporta. Normalmente, se fosse un ciclo 2, intanto andiamo a vedere la fratalità. Qui abbiamo 44 candele, quindi abbiamo 30, ancora abbiamo 14-15 candele per scendere. Quindi in questa zona qui io comincio a capire che deve andare sotto questo minimo qui. Siamo a 10 pips di lontananza, quindi non è lontanissimo il target. Ok, una cosa però che mi stupisce è la sterlina dollaro che cerca con questa candela qui, addirittura non dando un segnale del dinamico, ma cerca di risalire sui massimi del canale del dinamico, quindi in questa zona qui. Non la voglio shortare, però ciclicamente abbiamo il ciclo 1 e il ciclo 2 che quasi quasi diventa ribassista. Lo lasciamo correre, qui non abbiamo i pattern 4S, vi ricordo che qui non c'è un vincolo simile all'euro-dollaro di lettura, sono un po' diversi. Qui abbiamo il segnale short dell'indicatore Island. Quindi target sarebbe questa zona, siamo ancora ribassisti e qui torniamo allo schema che vi dicevo prima, non bisogna avere la fretta perché questo qui è il trend, ok? Quindi questo magari è un ritracciamento, questo è un altro ritracciamento,
e il trend continuerebbe così. Quindi non avere la fretta di entrare short sempre o aspettare, però, o meglio, se si entra short, se si è entrati short qui, lo stop loss è sicuramente questo, oppure addirittura questo, perché sicuramente mi può fare ancora una cosa del genere, ok? Probabilmente sotto questo minimo dovrebbe andare e tornarsi su questa zona qui, ok? Allora, 4 minuti al cambio dell'ora. Il DAX riporta questo andamento lento. Allora, mi fa piacere che anche tu, Elio, incominci a vedere i cicli. Mi fa piacere e mi dispiace pure. Mi dispiace perché se incominci veramente, e questo lo potrà confermare anche Mauro, se incominci veramente a informarti o a interessarti di cicli, te lo dico già adesso che diventerà una cosa, non una malattia, magari anche una cosa buona e anche una cosa cattiva. I cicli non sono frattali, come non è frattale il mercato, però tolgono il caos dal grafico, non servono sempre per fare trading, però servono per avere un'indicazione di andamento del prezzo. Però a volte con diversi tipi di strategie, tipo qui, finito il ciclo 4, si doveva andare long, si è dovuto aspettare il ciclo X per poi andare long, ok? Questo non lo sai interpretare, quindi ti trovi in questa zona qui, dici ok, adesso mi parte un nuovo ciclo perché qui dentro ho il 4S, ok? 1, 2, 3, 4 segnali. Qui ho il segnale long, quindi lo devo fare. Però se ne va in laterale diventa ribassista e fa il ciclo X. Quindi maledire i cicli non è vero, non è giusto, perché io stesso che seguo questo metodo, assolutamente non al 100% mio, ve lo dico ogni volta, è un po' la teoria dei Gandhi, i 12 periodi, quindi una media giornaliera del 24 la divido diventa 12, un po' magari anche le onde di Elio, ricorda un po' tutto, i canali, i diversisti e tutto il resto, però ho integrato, diciamo, un metodo che rivela questi cosiddetti quattro quarti, poi abbiamo anche la campana gaussiana e tante altre cose. Quindi spero che ti faccia piacere questa nuova, diciamo, questo nuovo mondo in cui ti trovi dei cicli. Sì, ma Mauro, non è che la ciclica si percorre a punta di piedi. Non deve essere né superficiale e né assolutamente integra di usare solo i cicli, però mi potrei confermare che ti toglie il caos dai grafici. Poi, se io vado sul weekly, assolutamente questo è il target per il punto 3. Come io dico, non è detto che arrivi così in fila, però è detto magari può farmi ancora una zona ribassista e poi ripartire. Quindi qui sotto non ci dovrebbe andare. 1,15 e 60 non ci deve andare, ok? Per arrivare a 1,33. Assolutamente, oggi i dati potevano cambiare qualcosa, ma a parte che non li guardo, Paolo, guardo solo magari l'esito, l'orario quando escono i dati. Ma anche se li guardo, cosa cambia? Cosa cambia guardare un dato? Un dato può essere positivo, il mercato muoversi in contrario, un dato può essere negativo, il mercato muoversi diversamente. Cioè, se un dato è positivo per l'euro, non è detto che l'euro sale, okay? Oppure può salire di 20 pips, trovare una resistenza e scenderne di 50, 100, quindi il dato se ne frega. Non sono un trader fondamentale, quindi se cercate qualcosa di fondamentale, a parte che non si trova quasi più niente in giro ed è difficile, non dovete appoggiarvi a me, appoggiarsi ai miei webinar, perché non li trado. Ho deciso addirittura quest'anno e anche l'anno scorso di non tradarli proprio più, di non guardarli più, però se vuoi vai a vedere qui, c'è tanti dati, ci sono qui oggi, qualcosa alle 8 del mattino, adesso qui abbiamo tra un'ora praticamente, alle 11 abbiamo questi dati qui, sull'Eurozona, ma non sono di grande impatto, poi abbiamo nel pomeriggio questi dati qui, ok? Ma non mi interessa neanche che dati sono, i PC, cose del genere, insomma, non è. Mi appoggio piuttosto, anche perché se un ciclo mi dice long e il dato invece mi esce e dovrei andare short, non lo faccio. Sono coinvolto e sono praticamente influenzato dal dato e non faccio il trade. Probabilmente
proprio per questo motivo. Perché se adesso io ti dico che il trade che abbiamo fatto è questo, se adesso è un dato positivo per l'euro, dovrebbe andare long. Però ciclicamente, dopo aver visto un ciclo 1 ribassista, e mi aspetto una formazione Condor che non la dovrebbe fare, quindi questo minimo qui dovrebbe andare qui sotto. L'unica cosa che magari era sbagliata è la tempistica, perché se noi siamo andati short qui più o meno, in questa zona qui, anzi addirittura qui, anticipando magari perché avvicinato al minimo, avevo paura che rompesse il minimo e accelerasse. Ok, questo. Persone di poi ha avuto questa espansione, ma adesso siamo nella zona dove abbiamo aperto prima, quindi siamo di nuovo vicino a questo minimo. La formazione Condor non esiste, quindi se questo è il ciclo 2 non può essere rialzista, perché un ciclo, una distribuzione non può essere così. Così magari anche tu, caro Paolo, riesci anche ad andare un attimino una linea al tuo trade. Questo è un ciclo 1 e il ciclo 1 è diventato ribassista. Non posso avere un ciclo 2 così e poi magari avere un ciclo 3 così e poi un ciclo 4 così. Non è questo, perché questa formazione che tu vedi così non è una formazione ciclica, perché questo minimo qui assoluto mi richiama una formazione che io chiamo Condor e l'abbiamo vista prima. Quindi la formazione Condor in questo caso, che è questa, non mi interessa. Quindi qui finisce qualcosa, questo sarà stato un ciclo X o che ne so io, non lo so. 1, 2, 3, perché ciclo 1 rialzista, ciclo 2 che mi fa un nuovo massimo rispetto al ciclo 1 e così via. Ok, nel frattempo però abbiamo ragione, quello che dicevo prima, non sono il trader più bravo del mondo, non sono assolutamente no, però statisticamente ne azzecco tante di più di quelle che non azzecco. Quindi, perché? Quindi siamo qui normalmente. Dovrebbe riuscire a rompere questo minimo qui, anche se non lo rompe. Adesso vi dico un attimino. Dopo ti rispondo. Adesso ti rispondo, Elio. Ti rispondo subito, anche se non è una domanda, un attimino te la chiarisco quello che mi hai scritto. Allora, se anche se il prezzo adesso fa così e riparte, mi fa un ciclo 3 e così via, non ha rotto questo minimo, però dobbiamo lasciare anche il pignolo, non è il trade giusto. Posso capire che questo qui non ha rotto il minimo, però si è avvicinato qui. Siccome siamo sul candele a un minuto, le contrattazioni che vengono riportate dal sito del MetaTrader 5, MetaTrader 4, del MetaScout, praticamente le contrattazioni magari variano di 1-2 pips, quindi assolutamente sul minuto posso avere anche questa discrepanza. Normalmente no, diciamo il 90% diamo un po' di peso un po' al pignolo che aspetta anche un nuovo minimo, anche perché per leggere un attimino la caratteristica dei cicli, dovrei un attimino avere queste sequenze cicliche, però non è detto che lo deve fare, ma si può anche accettare così. Lo dico adesso in anticipo, ma secondo me dovrebbe rompere questo minimo e accelerare. E il target è il pivot per oggi, ok? Quindi i target sono logicamente sempre gli stessi, sono il pivot. Allora, andiamo un attimino sul DAX, perché il DAX. Vedete che non abbiamo fatto lo short e si è riportato in alto, perché cosa vuol dire? Con la debolezza dell'euro che scende, il DAX incomincia a salire. È questa correlazione intraday inversa, ok? O negativa. Allora, conoscere bene i cicli spiega sicuramente perché pattern più conosciuti da analisi tecnica a volte funzionano e altri no. Allora, sicuramente Elio mi hai visto in altri video, perché se ti interessi e vieni a vedere i webinar, hai trovato qualcosa che magari potrebbe fare a tuo agio, oppure a tuo modo, oppure a prezzi come magari spiego io, l'individuare un trend o come faccio io del trading. Bene, io ti dico che l'analisi tecnica, e lo dico in tanti video, è la stessa cosa dell'analisi ciclica. È la stessa cosa. Quando tu fai analisi tecnica, fai analisi ciclica. L'unica cosa che magari ha un componente in più è che l'analisi ciclica non ha la percentuale del 50% e 50% long o short su una trend line. Esempio, se io adesso vediamo, magari di prendere un pezzo vecchio, tanto l'euro-dollaro sta scendendo. Allora, io vedo qui questa che vedi qui, questo canale qui. Aspetta, che devo spostare perché se no non ci vede più. Devo togliere questo. Dai. Questo canale ribassista, che vedi questo praticamente, questa zona qui blu e questa zona qui blu, è analisi tecnica, perché sono un canale, sono due trend line, quindi analisi tecnica.
L'unica cosa che io posso capire è che normalmente su questa zona qui, per esempio, su questo massimo qui, ho il 50%. È il 50%. Quindi ho il 50% di andare long e il 50% di andare short. Ok? Cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona qui io non ho una idea chiara, posso andare long o short. Quindi, come dici tu, a volte funziona e altre no. Questo che ho in più io, ho che l'indicazione ciclica, campana gaussiana, nella seconda parte della distribuzione 3 e 4, io mi aspetto la zona ribassista. Quindi questo 50% qui diventa automaticamente un 100% se io leggo il 50% short, incluso al ciclo 4, che comunque è short. Quindi short da analisi tecnica della trend line e short anche da ciclo 4. Ok? Quindi spiegata anche questa veloce. Poi se io sono in una trend line di supporto tipo questa e sono in un ciclo 1, adesso magari andiamo anche a vedere questa perché l'esempio c'è anche il contrario. Andiamo avanti, andiamo qui. Non è poco, tanto è, perché guarda, ciclo 1, tocco di questa trend line, ancora non sono sicuro, ma mi aspetto un nuovo massimo rispetto al ciclo 2, ok? Mi aspetto questa zona qui come target, poi questo. Questo, e allora qui io sono costretto, a parte che qui leggo il ciclo, il segno più lo leggo dopo, ma va bene lo stesso. Qui ho un segnale long sopra la media, sopra il pivot, vado il target sopra questo massimo, target anche il canale rialzista composto da questo e da questo. Quindi qui io mi fermo perché non c'è il breakout rialzista, quindi il 50% long non ce l'ho perché sono già in evoluzione ciclica, mi devo prendere lo short e così via. Ma qui sicuramente ho il 50% long e il 50% ciclico long, quindi ho un certo 100% long, che il 100% non esiste perché poi escono anche i macro dati e così via. Ok? Spiegazione veloce perché magari non sono sterile come tutti gli altri webinar o i webinar che trovo in giro, sono un po', diciamo, un po' diverso e metto anche dentro un po' di vita. Mi sono svegliato stamattina, ieri sera sono andato a letto con un dolore di schiena atroce. Stamattina mi sono svegliato che sono sceso in ufficio, ci ho messo veramente 20 minuti a scendere le scale. Sono a pezzi, quindi non riesco a muovermi e sono un po' deconcentrato su questa cosa che sto aspettando perché mi viene a prendere un amico che devo andare a fare qualcosa perché non riesco più a muovermi, non riesco a mettermi un calzino, per farvi un esempio, ok? Quindi anche per fare trading non sarebbe il momento giusto, ma siccome era troppo presto, troppo corto il tempo per disdire il webinar, anche perché sono qui costretto a essere seduto, non riesco a muovermi, assolutamente posso fare il webinar, quindi è questo. E io non è che ho dormito, mi sono, c'è qualcosa, Mauro, che della schiena così forte, il dolore non l'ho mai avuto. Ok, però passerà, non c'è problema. Abbiamo nel tempo reale abbiamo praticamente scomposto l'analisi ciclica, l'effetto del Condor non c'è perché il prezzo ha fatto un nuovo minimo, quindi la posizione è in positivo adesso. Chi ha fatto posizione dal lotto è 30-40 euro. Io direi di lasciarla correre un attimino perché oltre a questo si può vedere che non soltanto l'euro-dollaro ma anche la sterlina-dollaro è tornato sui minimi. Quindi giochiamocela ancora un attimino questa posizione, perché ancora abbiamo di frattalità, siamo arrivati, qui ne abbiamo 45, più o meno 44-45, qui siamo 41, quindi è pronto anche per partire un ciclo 3. Il ciclo 3 ha una differenza sulla distribuzione del ciclo 3, prendiamo di nuovo il paint del ciclo 3, oggi passiamo avanti, infatti ho cominciato più prima oggi a fare il webinar, proprio perché ero già il computer, non mi posso muovere, non posso neanche salire proprio le scale, devo aspettare che, insomma, mi fa troppo male. Allora, ciclo 1, meglio, ciclo 1 ribassista, ciclo 2 ribassista, ciclo 3 rialzista e ciclo 4 così. Posso avere una distribuzione così? È regolare questa distribuzione? Domanda a tutti. Posso avere un ciclo 1 così, un ciclo 2 così, un ciclo 3 così, un ciclo 4 così? Posso averlo? Mi date una risposta, mi confermate questa teoria, mi date per favore un po' di input. Posso leggere questi cicli così? Bene, Mauro, sì, va benissimo. Ok.
Esponi pure, spara, uguale, di qualcosa, uguale. Puoi dire sì e no. Secondo te, è sì o no? È una distribuzione ciclica regolare? Sono quattro cicli che hanno composto la distribuzione ciclica a quattro quarti? Sì, Stefano, va benissimo. A chi non rispondo, credi di sì. Va bene. Ok. La lasciamo così e la spiego dopo. Cancello, vado avanti e vi faccio un'altra schermata. Ciclo 1 ribassista, ciclo 2 ribassista, ciclo 3 rialzista, ciclo 4 rialzista. Lo disegno così. Questa qui è una distribuzione regolare? Chi ha detto prima sì non può adesso dire no, chi ha detto prima no non può adesso dire sì, perché sarebbero comunque sbagliate. Dai, Mauro, no. Elio, cosa dici? Sì o no? No, perché? Perché no? Questo è il punto centrale di una distribuzione. Abbiamo dall'1 al 2 un vincolo dal 3 al 4, quindi quello che succede tra l'1 e il 2 non deve succedere tra il 3 e il 4. L'unica cosa è che nel complesso, nella distribuzione integra, vabbè, la so questa appena, nella distribuzione integra, che è questa, devo avere questo minimo qui, non deve essere più basso. Quindi se qui mi parte il ciclo 1 e il ciclo 2 e il ciclo 3 può essere più rialzista rispetto al ciclo 2, sì. Quindi all'interno tra l'1 e il 2 potrei avere anche la formazione Condor. Non la conto perché qui è vincolo che separa l'1 e il 2, quindi il 3 riparte comunque una nuova, però se il 2 è ribassista, devo avere un ciclo 4 ribassista, perché se no avrei all'interno della distribuzione completa, prendiamo una penna verde uguale, avrei questa formazione qui, che se la misuro così, ho un condor, quindi ho questa zona qui, questa zona qui. Questo è il minimo assoluto e avrei questa, la chiusura della distribuzione così mi segna un condor. Quindi se ho il minimo del ciclo 2 ribassista più basso del ciclo 3, il ciclo 4 deve andare a finire la distribuzione per farmi che il condor non abbia un esito. Quindi non deve risultare un condor, deve andare sotto questo minimo. Ok? E l'unico vincolo che ho tra l'1 e il 2 è l'1 e il 2 giunti con il 3 e il 4. Tra l'1 e il 2 e il 3 e il 4 non devo avere un minimo centrale assoluto, quindi il ciclo 2 se è più basso, il ciclo 4 deve andare ancora più basso. Perfetto. Allora, vedi che adesso prendo te, Elio, perché vedo che ti interessi, ma tanti anche tutti quelli che mi ascoltate. È una questione di è come quando si impara una nuova lingua. Quando si impara una nuova lingua, si impara magari dicendo io non la imparerò mai questa lingua, è troppo difficile per me, però poi incominci a dire buongiorno, incominci a dire come stai, incominci a contare tutte queste cose e poi ti accorgi dopo un paio di mesi, cavolo, ma già riesco ad andare a fare la spesa, riesco ad andare a fare questo, andare in posta, che ne so, anche se non è la tua lingua madre, incominci a dialogare, a parlare e te ne rendi conto che stai imparando una nuova lingua. La stessa cosa, l'esempio è per i cicli, quando incominci a masticare queste cose vuol dire che incominci ad avere delle ragioni. Un attimo che qui vediamo se mi arriva. Guardiamo. Scusate. Ok, questa cosa qui. Quindi, scusatemi. Quindi incominci assolutamente a conoscere le dinamiche della lingua che vuoi imparare e ti rendi conto che piano piano incominci a prendere spazio in questo. Quindi io dico sempre a tutti, chi non ha voglia di impegnarsi, di studiare, di leggere qualche libro, che se volete ve li passo, ne ho tanti in italiano, anche non c'entrano neanche con i cicli,
di perdere magari durante la settimana anche 2 o 3 ore per ascoltarmi nei video o ascoltare altri trader, non assolutamente me, però si trova praticamente soltanto a fare trading. Queste persone che fanno così, che assolutamente si dedicano solo a fare trading senza avere le nozioni di studio, senza aver studiato, sono dei trader che a lungo andare non sareste mai dei trader, sareste sempre dei perdenti. Perché dovete fare di voi un trader, dovete imparare. Chi è pigro e alla sera vuol vedersi, che ne so, la partita di calcio, oppure spendere mezz'ora per guardarsi l'analisi che è stata fatta oggi di mercoledì mattina, che magari non c'ha tempo durante il giorno, ma se lo guarda la sera. Chi lo guarda la sera, anche prima di andare a dormire, deve integrare, diciamo, portare avanti il proprio studio con questo. Chi invece magari vuole guardarsi la partita, vuole guardarsi un film, non è giusto. Si deve sacrificare. Chi si sacrifica per il trading o per lo studio imparerà più velocemente. Chi non lo fa rimarrà un pigrone, rimarrà uno che non riuscirà mai a portare avanti questa cosa. Se volete vivere di trading, vivere di trading vuol dire guadagnare dei bei soldini, se no non ha senso. Fare del vostro habitat, non so, farvi un bel ufficio in casa come me lo sono fatto io e tradare tranquillo da casa se ne avete voglia, se non avete voglia, avere tutta la possibilità di dire ok, oggi mi alzo alle 7, vado a fare trading, okay, oggi non c'ho tempo, lo faccio nel pomeriggio, oggi non c'ho voglia, non lo faccio, ok? Anche questa è una questione di disciplina, perché se io non mi alzo alle 6 e mezza, 7 del mattino, non prendo la via del trader, ok? Se mi alzo alle 9 e mezza, 10, ho già passato l'apertura dei mercati, quindi anche questo è essere un po', avere un po' di costanza, non posso essere negligente nel mio lavoro, ok? È un lavoro come tutti gli altri, ok? Devo essere preciso anche nel razionarmi il tempo quando faccio la pausa pranzo, che la devo fare, come devo essere anche razionale nel dire, ok, devo bere perché sono 3 ore al computer, mi sto, non perdi la coscienza del tempo e non bevi nemmeno, devi bere acqua, devi bere, devi stare anche un po' alzarti ogni tanto, devi fare dei movimenti. Perché sennò rimani troppo tempo al computer, ok? Senza avere nessun risultato. Perché il risultato ce l'hai praticamente durante la tua posizione di trading, devi anche saper sopportare un po' di drawdown, un po' di posizioni che vanno in perdita, non perdere tempo a guardare le candele, che intanto, anche se le guardi, non è che si muovono nella tua direzione, e tutto questo fa parte del componente diventare trader. Ok? Quindi dovete lavorare su voi stessi. Perfetto. Mi fa piacere, Paolo, che da poco però riesci a capire. Poi che io sia bravo a spiegare, questo da me non lo posso, cioè da come ho sentito in giro, diciamo, negli ultimi 8 anni di webinar, ho sentito in giro che tutti mi dicono che riesco a spiegare le cose molto bene. Io le spiego come mi vengono, cioè non uso termini complicati, uso proprio una cosa. Io sono un trader fatto in casa, mi sono fatto da solo, quindi vi spiego le cose così come mi vengono. Ok? Che magari sparo qualche cavolata in giro, tipo il Pattern Condor, il 4S, la partenza alla Marlon e tante altre cose, no? Però tutto fa parte anche del trading, anche il TTS, non è che si è dimenticato, il TTS continuiamo a usarlo, che poi il TTS lo dovremmo aggiungere anche al DAX, ok? Che poi il DAX sarebbe bello tradarlo ancora perché qui ho un pivot, però segnale ce l'abbiamo. Non voglio tradarlo, ve l'ho spiegato il perché. Inseriamo adesso qui, come sono? Ah, siamo già oltre l'orario, va bene, non importa. Inseriamo ancora come indicatore il TTS. L'ultima versione è l'1.4. Non occorre che inserisco scusate, non occorre che inserisco le password perché sono già nel sistema. Allora, direzione. La direzione la metto a 140 periodi, che è come l'indicatore giallo, questo indicatore qui giù. Ok? Poi metto la forza, la metto di 14 periodi e lo sprint lo metto da 7. Quindi abbiamo gli stessi indicatori qui sotto, non sono gli stessi, però li adeguo. Vediamo cosa ne succede. Questi sono altri indicatori interni che non c'entrano con i William, se no avrebbero la stessa caratteristica. Andiamo a mettere il DLL, c'è, cioè questo qui non mi interessa, e via, do l'ok. Si compone. Ok, tolgo i livelli perché non mi interessano. Scusate, oggetti, indicatori. TTS.
TTS, abbreviato triple transient, tolgo so pivot i livelli, li metto o li metto o li allargo, quindi devo mettere 2000 pips, ma sono ticks, devo mettere io 4000 e qui 6000, quindi ogni 20 punti, 40 punti, 60 punti o ticks mi si rinnovano i livelli, che sarebbero questi, ok? Poi non li voglio usare, quindi clicco di nuovo qui, li metto false, quindi non si vedono. La calcolazione la posso lasciare accesa o spenta, non mi interessa. Non mi interessano i livelli per il momento, però mi interessa questo indicatore qui, che lo ritrovo abbassando questo e lo rivedo. Allora, com'è? La direzione è ribassista, ma solo due pallini. La forza è completamente verde, però sono pallini verdi, quindi la forza è rialzista. Lo sprint, l'accelerazione, è a metà verde. Ok, quindi devo aspettare che si riducano i pallini, diventano bianchi, per poi diventare in salita rossi, in salita quando il prezzo scende. Quindi anche questa è un'indicazione che potrei incominciare a implementare per il DAX. Vi ricordo che fra le trading non è sparare tante operazioni. L'abbiamo fatta una sull'euro-dollaro, era andata bene, adesso è tornata su. Questa è la stessa cosa, la dinamica dei cicli. Io mi aspetto un ciclo 2 ribassista. Adesso mi aspetto un ciclo 3 che può fare quello che vuole, però mi aspetto un ciclo 4 ribassista perché la continuazione della distribuzione è questa. Neckline, ok, neckline o chiamata l'altra volta, mi ricordo che me l'ha detto, la linea della nuca, vabbè, è la linea del collo, io la chiamo del collo che mi piace di più anche perché neck è diverso. Comunque andiamo a vedere, questa è la neckline anche se non è un test e spalle, questa zona qui è l'approdo della distribuzione ciclica in chiusura. Quindi questa zona qui diventa una trend line, diventa verde e incomincio ad avere anche dei target prefissati, anche se punto a tradare sul pivot, però me l'aggiorno così. Questo è il ciclo 3. Vedete la fratalità che cosa vuol dire? Non sempre c'è, ma molto molto spesso abbiamo 46, in questo caso 43, quindi la 44, la 42, la fratalità tra questi due cicli è giusta, quindi il ciclo 3 mi deve durare anch'esso 43, 44, 45. Quindi posso già, volendo altri strumenti, ce ne sono tanti, inserire Fibonacci, la zona questa qui, e inserisco questo. Quindi questa zona qui più o meno qui finirà il ciclo 3. Poi io l'ho personalizzato, vedete c'è scritto ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, l'ho personalizzato, quindi in questo caso il ciclo 3 dovrebbe durare fino a qui. Ok? Alle 11:54 sarà completato il ciclo 3. Cancelliamo perché sennò diventa un albero di Natale, togliamo tutto. Allora, fammi leggere. Ah, sì, assolutamente, Mauro, possiamo farlo. Guarda, facciamo questa come ultima perché la facciamo. Allora, il G-Detector ha una capienza c'è meno 50, meno 50. Fammi vedere com'era costruito qui. Ecco qui. No, qui c'è 0,100. Ok, no, devo capire come me l'ha costruito Alessandro. Quindi non lo posso inserire qui dentro perché qui abbiamo il meno 50, abbiamo il 50 sul ciclo. Invece non ho un 0,100 perché se andiamo a vedere qui, io ho l'indicatore ciclico che mi dice 0,100. Quindi non posso inserirlo nello stesso indicatore perché ha un altro spazio di lavorazione. Quindi lo inserisco extra. E neanche qui perché qui è 0 e meno 100, quindi è diverso, però potrei inserire assolutamente no, ancora extra il detector. Aiutatemi, lo vedete? Qui. Lo inserisco, qui ho bisogno della password, ma la metto, però intanto mettiamo una distribuzione, me la devo cercare un attimino, del punto 0, punto 0, distribuzioni che durano più o meno una giornata, quindi io direi di lasciarla anche a 14 per il momento, quindi mettiamo 14, la base, la password, cosa me la metto? Extra, così non me la vedete, non me la copiate, metto questa che ho in testa. Allora. Adesso ti rispondo pure, un attimo solo che finiamo questa, che ha avuto una bella idea, Mauro. Ogni tanto hai delle belle idee. Scherzando. Ok, questa qui. Allora, la distribuzione, intanto la lasciamo lì, non ci serve per il momento, la lasciamo lì e poi lo vediamo. Le distribuzioni cicliche, questa è un andamento, adesso siamo qui, siamo in distribuzione però in chiusura, quindi si parlerebbe long. Quindi
Quindi parlerebbe anche l'on questa cosa qui. Adesso se la notiamo, notiamo questa cosa qui, così impariamo anche ad usare, a monitorare un po', fare un po' di statistica. Questo qui è un segnale long, cioè questa qui è la distribuzione in partenza. Questo però mi direbbe short. Allora, prendiamo la penna. Questo mi direbbe short. Prezzo, qui non c'ho segnali né di breakout né di break-in, quindi non c'ho segnali né long né short, però in base all'andamento dell'indicatore qui avrei avuto già lo short da shortare fino al pivot. Però in base all'euro-dollaro che sto shortando, se shorto l'euro-dollaro vado long di DAX, quindi qui dovrei andare long. In questo caso qui però la distribuzione è rialzista, non vado contrario all'andamento dell'euro-dollaro che sono short, quindi dovrei andare long di DAX. Qui sarebbe long, qui sarebbe short, non faccio niente. Ok? Però come statistica lo lasciamo dentro, vediamo quante volte ci azzecca se tutti e due gli indicatori sono short. Se qui avrei avuto la campana gaussiana come qua, short, e qui il segnale short, allora questo sono entrambi short. Qui invece ho questo long e questo short. Quindi statisticamente sono contrari, la lasciamo, non andiamo a vedere che cosa potrebbe succedere. Adesso vediamo se il DAX scende e la distribuzione non è adeguata. Dovrò cambiare i parametri oppure non usare il detector per il DAX. Quindi non lo lasciamo ancora correre. Allora, ricapitoliamo, il DAX e l'euro dollaro è 1,22, il pivot è 1,2334. Attenzione, è molto è un target molto lontano, forse troppo lontano, quindi ti consiglio magari se arrivi già in questa zona qui di chiuderlo, Paolo. 13, 14, più o meno, però vediamo l'andamento. Se diciamo il target sarebbe il pivot, diventerebbe short anche il ciclo 3, che l'abbiamo già visto qui, diventerebbe short il ciclo 2, diventerebbe short magari anche il ciclo 3. Sull'H4 mi pare che era sul ciclo, ah, no, siamo sul ciclo 1. Ecco, qui non l'abbiamo ancora finita, per esempio qui. La distribuzione ciclica che qui mi fa la ripartenza del ciclo 4, qui abbiamo una frattalità di 32 candele, qui siamo già a 33, quindi praticamente sull'H4 il ciclo 4 non è stato completo, ma è una cosa che ormai lo sappiamo che il ciclo 4 non sarà completo. Togliamo le analisi, puliamo un attimino, questa trend line non mi serve più, la cancello, è il cuneo che avevamo tradato l'altra volta. L'unica cosa che potrei inserire, anche se non ha per il momento ancora tanto senso, è mettere sulla zona di partenza del ciclo 1, quindi l'open price, una trend line che se mi va lì sotto incomincia la fase ribassista. Inseriamo il ciclo 1, 1, qui sull'H4 sono il ciclo 1. Ok, io direi che sono già andato un po' oltre, però torniamo un attimino sui nostri passi. Ciclo 3, siamo sul minimo dove abbiamo aperto la posizione, quindi siamo nel ciclo 3. Continua l'evoluzione, abbiamo questa zona qui, la segno. E magari se riusciamo a fare un bello short, completare questo short dell'euro dollaro, poi possiamo anche dedicarci a tradare anche il DAX. Ok? Io mi voglio liberare di due operazioni, più uno e due. Bene? Ok, questo Fibonacci. Non mi serve più perché il minimo sarebbe da adeguare a questo, non mi interessa, lo posso adeguare qui, però non mi interessa tanto. Però se lo adeguo a questo minimo qui, guardate il 50% di Fibonacci che risultato avrebbe. Quindi lo lascio, non mi dà fastidio, però magari lo metto a mo' di righello, ok? Che mi piace un po' di più perché non mi occupa tanto spazio e lo posso anche praticamente allineare anche qui e giocarmelo in questa zona qui. Quindi lo metto sul pivot. Che è il massimo di cui ha preso, quindi i pivot sono importantissimi. Sappiamo che questo è il 50%. Addirittura potrei allungare aggiungendo un livello che è 76,4. 76,4, 76,4, 76,4, 76,4. Andiamo a vedere come si scrive questo 76,4. 0,764 0,0. 76,4 e qui metto il livello che dovrebbe essere 76,4. 76,4, giusto? 76,4. Ok, dovrei avere questo livello qui che 76,4 è il
la controparte, ecco, questo è il 23, questo è il 76, questo è un altro livello che potete aggiungere, come potete aggiungere qui un 18,2 se non mi sbaglio, vabbè, comunque andiamo nei particolari. Questa zona qui, posizione dell'euro-dollaro in positivo, ok, ah sì certo, ma non c'è problema, io non nascondo mai niente. Qui vedete le posizioni che mi sono un po' scappate, margine un po' bassuccio, però se chiudo tutto, ne ho guadagnati la settimana scorsa 2.800 euro, anche se li chiudo adesso non mi importa, però siccome ci credo nelle analisi, sto ancora portando, se questo qui mi va a più 100, questo va a più 50 e poi mi rimane solo questa della sterlina ancora da tradare, cioè questa della sterlina mi va anche a 0, questa mi va a più 100, questa mi va a 0, guadagno 200 euro, mi elimino tutto e mi rimane questa aperta che non mi dà fastidio. Ok? Comunque andiamo avanti, quindi non, assolutamente non ho problemi a farvi vedere, a chi me l'ha chiesto adesso, le performance che le ho fatte vedere tanto tempo, quindi ogni tanto le faccio vedere, ma siccome ho anche tanti conti, a volte non ce li ho tutti qui questa sezione di trading, non c'è tutto, ci sono solo 6 monitor, bastano, avanzano, però c'ho anche tante altre cose, ok? Ho detto tutto? Allora, per chi è nuovo che mi ha chiesto prima, allora io direi di bloccare qui la registrazione, e come facciamo sempre, l'altra parte ve la faccio in privé, diciamo in privato per tutti. Quindi abbiamo l'euro dollaro in positivo, quindi la posizione che ho detto l'ho anche fatta, la sterlina dollaro che si avvicina, vedete che continua la fase ribassista dell'Island, quindi il target è questo, per questo ci credo anche nelle posizioni. Ciclo 2 che da qui diventerebbe ribassista, posso prendere questa, anzi va bene, facciamo un'altra e la metto qui sul minimo di partenza del ciclo 2, perché se mi rompe questo minimo qui il ciclo 2 diventa ribassista, dopo un ciclo 1 rialzista, diventa ribassista e così via. Abbiamo questa cosa molto importante. Direi di chiudere qui la realizzazione che poi la metto sul blog, vi va bene? Se chi vuole si ferma ancora un attimino, 5-10 minuti che delucidiamo un po' la situazione. Poi il DAX, vedete, questo qui sarebbe una zona di breakout, qui abbiamo il pivot, abbiamo il segnale 0 che sta andando a fare un meno 1 oppure un altro segnale 0. Quindi portiamo avanti questa teoria, nell'arco di 1-2 settimane dovremmo avere un po' di storico completo e dovremmo essere tutti allineati con la strategia punto 0. Bene, io stoppo qui la registrazione, se vi va bene, e vado avanti ancora senza registrare. Perfetto, allora un saluto agli amici del blog. Ricordo che info@mp-forex.com è la mia mail, oppure cliccate sul lato destro del blog, c'è il tasto Skype, mi scrivete se volete qualche informazione. Stoppo qui la registrazione, un saluto a tutti, ciao ciao.